Benvenuti ragazzi ad una nuova puntata di Cucine della Quarantena. Oggi andremo a fare le cotolette alla milanese. Io ho preso queste cotolette di maiale, lo so che la ricetta originale vuole quelle di manzo in teoria e le vorrebbe quelle con l'osso, ma quelle con l'osso non sono cotolette carinieri, sono costolette perché hanno la crosta. Queste sono cotolette. Cosa si servono per le cotolette milanese? Beh, ovviamente le cotolette, un uovo sbattuto che ho già preparato, la farina e il pane grattugiato che io ho già condito con sale e pepe e rosmarino. C'è chi mette gli aromi dell'uovo, chi li mette nella farina, chi li mette dopo, durante la cottura, dopo la cottura. Beh, fate voi insomma a vostro gusto, come per le cotolette insomma a vostro gusto, anche perché quelli c'erano al supermercato. Ok, andiamo avanti con il procedimento. Come si procede? Le cotolette devono essere ben asciutte perché sennò rovina tutto quanto, quindi andiamo ad asciugare bene le cotolette. Ok, prendiamo una cotoletta, la passiamo nella farina, poi sapete quell'effetto che si va a formare durante la cottura dove tutto si stacca dalla nostra fettina di carne come se non ci fosse venuto bene? È perché c'è la farina in eccesso sulla bistecca, quindi va tolta dalla farina in eccesso, questo si può anche togliere, scusate lo schifo, passare velocemente nell'uovo e poi fate tutto con le mani ragazzi, tanto che ne frega, impanate sul pane grattugiato. Io il pane l'ho grattugiato a casa, nel senso ho usato il mixer, però è una fatta. La seconda, il procedimento è sempre quello. Cioè, comunque stavo dicendo che anche il pane grattugiato, fatevelo voi in casa, cosa andate a comprare per un grattugiato, nel senso, avete un frullatore, avete quello che avete, avete la grattugia, fatelo a casa. Mi sembra una roba, uno spreco enorme. Prendete il pane che avete avanzato di 2 giorni tra prima, è già perfetto, insomma, non è così tanto difficile. Premete sul pane grattugiato perché va, deve diventare bello bello pieno. Ora piccolo taglio, piccolo salto, ci vediamo ai formaggi direttamente. Bene ragazzi, ora che avete sulla padella del burro ben caldo, perché ho letto su un sacco di siti con cosa va cotta la nostra cotoletta e tutti e la maggior parte dicono burro, quindi burro sia. Quindi ora basta soltanto aspettare che si cuocia, 2 minuti per lato tipo, neanche. Oh sì, voi non potete vederlo perché adesso cerco di farvelo vedere, cioè, vedete questo è il risultato, beh poi lo vedrete meglio. Ragazzi, questo è il risultato. Ora li vado a provare perché credo sia una cosa buonissima. Buonissimi e non mi vanto. Se anche voi foste qui, dovreste provarli. E provateli ragazzi e fatemi sapere. Noi ci vediamo martedì prossimo con una nuova ricetta alla quarantena. Mi aggiornerò perché non si sa ancora se sarà l'ultima, non so se non sarà l'ultima. E sabato con il vlog della settimana. Ciao!